Thanatos è la personificazione della morte e è considerato il dio greco della morte. Thanatos rappresenta la morte come un concetto universale e inevitabile. È responsabile di portare la fine della vita agli esseri viventi. Contrariamente a suo fratello minore Hypnos, il sonno, Thanatos personifica la morte reale anziché il sonno. Thanatos è spesso considerato figlio di Nyx, la notte, e fratello di Hypnos, il sonno, e insieme formano una coppia complementare, il sonno e la morte. Thanatos viene descritto come una figura alata con una lancia o con una torcia invertita, simboleggiante la fine della vita. Thanatos appare in diverse storie mitologiche come una figura inevitabile e implacabile. Ad esempio, nella mitologia di Eracle, Thanatos viene inviato da Zeus per portare via la vita di Alcesti, la moglie di Admeto, ma viene successivamente ingannato da Eracle e costretto a ritirarsi. Nell'iconografia greca, Thanatos è spesso rappresentato come un giovane alato con una torcia o una fiaccola rovesciata, simboleggianti la fine della vita. Questa immagine riflette così il concetto greco della morte come un processo naturale e inevitabile. Thanatos svolge un ruolo importante nel panorama mitologico greco, rappresentando il destino finale di ogni essere vivente e incarnando la natura universale della morte. La sua figura è stata oggetto di diverse interpretazioni artistiche e letterarie nel corso dei secoli, riflettendo il nostro rapporto collettivo con la morte e la mortalità. Una delle storie più famose che coinvolgono Thanatos è quella di Sisifo, il re astuto di Corinto. Sisifo riuscì a ingannare Thanatos legandolo con delle catene, impedendogli così di portare a termine la morte per un certo periodo. Questo causò un temporaneo caos, poiché nessuno moriva sulla terra. Alla fine, Zeus intervenne, liberò Thanatos e punì severamente Sisifo per il suo inganno, condannandolo a spingere un masso su una collina per l'eternità nel regno degli inferi. Thanatos non è solo una figura di morte, ma anche un simbolo del passaggio tranquillo e inevitabile dalla vita alla morte. Contrariamente alla visione di altre culture che possono rappresentare la morte come una figura minacciosa o terrificante, Thanatos era spesso così visto dai greci come un portatore di pace, una necessità naturale e un elemento di quiete dopo la sofferenza. Il concetto di Thanatos è stato anche adottato e adattato in contesti moderni, soprattutto in psicologia. Sigmund Freud, per esempio, ha introdotto il concetto di pulsione di morte, Thanatos, nella sua teoria delle pulsioni, descrivendola come una forza inconscia che contrasta con Eros, la pulsione di vita. Secondo Freud, Thanatos guida gli individui verso comportamenti autodistruttivi e verso la morte. La figura di Thanatos, quindi, attraversa non solo la mitologia, ma anche la filosofia e la psicologia, rimanendo una presenza influente nel modo in cui comprendiamo la vita, la morte e il comportamento umano.